Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo sesto episodio della Challenge Lock a Pokémon Heart Gold. Ragazzi, nello scorso episodio, che è uscito tipo venerdì, quindi un po' di tempo fa, siamo arrivati a Fiordoropoli passando per il Bosco dei Lecci, dove abbiamo dovuto inseguire lui, il messia, il divino merda. Comunque ragazzi, prima di iniziare con questo episodio ci sono un sacco di cose che vi devo dire. La prima è che mi scuso se sono stato assente su YouTube sabato, domenica e lunedì, ma ragazzi, l'ho già spiegato su Telegram, la situazione era che volevo cercare di studiare il più possibile, anche se alla fine ho studiato in realtà poco, per i miei standard, cioè per gli standard normali, insomma, per appunto cercare di recuperare tutte le interrogazioni, non tanto recuperarle quanto farle prima per poi avere un periodo più tranquillo dopo. E quindi nulla, sono tornato però subito con la Challenge Rock e ho fatto un po' di cose. Ho allenato i nostri tre nuovi membri con delle variazioni anche nei soprannomi. La prima cosa che noterete è che ho rinominato suocera a suocero, come avete fatto notare voi, infatti è maschio, quindi sarebbe stato un po' contraddittorio, cioè come se chiamo il mio figlio Giulia, non è una grande idea. E poi ho messo Fuji in minuscolo e le cuffie continuano a cadere. Comunque ragazzi, ho altro da dirvi, mi dispiace, oggi ve la cuccate tutta, perché prima di iniziare volevo assolutamente ringraziare due persone. La prima è il creatore del BG, che è Iveltal00, che ha fatto un BG che avevo richiesto nel video in cui spiegavo il cambio del nome, e la seconda è Fraigo, che in teoria dovrebbe aver risolto alcuni problemi di lag dell'emulatore. Detto ciò ragazzi, la challenge di oggi, sì, ho talmente tante cose che mi sto dimenticando tutto. Ah, trovate i canali dei due ragazzi in descrizione, mi raccomando, passate. La challenge di oggi, ragazzi, è uno spettacolo. È uno spettacolo. Me l'ha consigliata un ragazzo forse nel primo episodio, e aspettavo il momento di avere più Pokémon possibili per proporla. La challenge è l'Elimination Nuzzle, che quindi alla fine di questo episodio ci sarà lo Strawhopple per eliminare un Pokémon. Cioè, tu, Andry04, ti chiami così, sei un genio del male, ti adoro. Detto ciò ragazzi, mi raccomando, come per la Elimination Nuzlocke effettiva, dobbiamo andare alla Torre Radio noi tra l'altro, come per l'Elimination Nuzlocke effettiva non andate subito nello Strawhopple, perché potreste trovare spoiler su delle catture o delle morti in sostanza. Nel frattempo eccoci qua, dobbiamo parlare, se non sbaglio, forse prima con la puttanona qua, no, però ecco, infatti dobbiamo parlare con la tipa qui. Campagna promozionale, se rispondi correttamente, ok, queste qua sono le classiche 5 domande, che tipo ce n'era una che sbagliavo sempre, adesso scopriamo quale. Vuoi partecipare al quiz? Sì. È possibile vedere la mappa città? Ovviamente. Tra l'altro c'era pure una combinazione che ricordavo a memoria una volta, è vero che sì, è verissimo. Questa qua dovrebbe essere quella delle bicocche, che invece sono le ghicocche, ovviamente. Ancora una risposta esatta, possiamo subito, dai, forza. Vero, 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 ecco questa qua penso sbagliassi sempre. No, era Dori, che in realtà dovrebbe essere Lori. Ok, sì, perfetto, era Lori. Otteniamo la scheda radio, Chiara tornerà alla sua palestra, adesso possiamo affrontarla. Signori miei, la domanda del giorno sarà qual è il capo palestra più odiato, perché signori miei, Chiara, veramente, quanto abbiamo sofferto con Chiara. Comunque fatemi vedere un attimo come sono messo a rimedi. Ho fatto bene a controllare come ero messo a rimedi, perché non ne abbiamo nessuno. Comunque in ogni caso direi di andare subitissimo al centro commerciale. E io non ho la più pallida idea di dove siano le Pokéball, ve lo giuro. Dimmi che... le pozioni, scusa. Ma ci sono anche le Hyper. Allora, fammo che prendo. Dimmi che ho fatto i calcoli giusti. Mamma mia! E poi c'ho due in matematica. Cioè, spiegatemi com'è possibile. Questa è la matematica che serve. Perché studi le tabelline? Per comprare le pozioni giuste su giuste su Pokémon Heart Gold. Mamma mia. La cosa triste è che quando faccio queste battute qua e mi inceppo nella grammatica, si rovina tutto, no? Allora, comunque, direi di iniziare con suocero, visto che è a livello più basso. Tra l'altro, il Pokémon più forte di Chiara dovrebbe essere... non Miltank, questa è un'ottima cosa, ma dovrebbe essere a livello 19. Ok, io non me la ricordo benissimo sta palestra, sarò sincero. Allora, fatemi orientare un attimo. In realtà non dovrebbe essere così complicata, sapete.
Allora, andiamo da questa parte. Io me li sfido tutti gli allenatori, ragazzi, per il semplice fatto che vorrei allenarmi un pochino. Dato che comunque non li ho allenati eccessivamente proprio perché c'erano questi allenatori qua. Tylov nel frattempo. Allora, all'acciaio e giù Tylov, perfetto. Poi Slow, ok, Slowbro è più un problema, direi di switchare. Tra l'altro è talmente tanto che non gioco che non mi ricordo le mosse. Allora, lui doveva avere delle buone mosse se non ricordo male. Abbastanza. E allora vabbè dai raga, mandiamo lui anche perché è di tipo psico e quindi le sue mosse di psico sarebbero diciamo poco efficaci. Vegan, store di pugno, vediamo quanto riusciamo a fargli. Non penso di mandarlo, no però ok ok non gli ho fatto ma proprio namazzo, ok ho fatto molto bene penso a switchare. A parte che tanto era di tipo metallo il mio Pokémon, quindi non è che sarebbe cambiato molto. Ma vabbè, fa niente, dettagli. Figa, non gli sto facendo nulla io però, è un problema questo. Allora calma, fatemi vedere un attimo. No, io sbaglio sempre qua. Vabbè, raga, facciamo una cosa. Velocizziamo come le merde e attacchiamo solo con lui. Vai così. Tra l'altro io, ragazzi, dovete sapere che io sempre premo sempre la barra spaziatrice, che in realtà è il velocizzatore del Game Boy. Si vede che ho giocato talmente tanto a Snakewood che ormai sono abituato. In realtà il velocizzatore va anche se non premo la barra spaziatrice, ma io la premo ormai per prassi. E quindi nulla, giusto per farvi sapere quanto sono disagiato e quanto la mia vita sia priva di un fottuto senso. Perfetto, eliminato anche questo Shinx, battuta l'allenatrice, siamo già a 5 minuti. Io sinceramente dopo la palestra non so se andare a esplorare i sotterranei oppure tenerli per un allenamento non essendo molto interessanti, o se proseguire fino al sudovudo. Ora non penso di arrivare fino ad Amarantopoli, se ogni tanto ci avrò sto gesto qua di rimettermi a posto le cuffie. Dicevo, non so se arriverò ad Amarantopoli, però penso che al sudovudo io ci possa arrivare. Ah, ok, perfetto, bisognava andare di qua. Vedi di impegnarti, ti distruggerò. Sì, guarda, c'ho una paura che non hai idea. Proprio poi con un Beautifly penso di non avere proprio speranza di esistenza. Ero colpo. Ok. Forse non dovrei sottovalutare così tanto gli allenatori, perché per una volta mi va bene. E poi c'è i cast form. Cioè, comunque quando devi fare quando devi fare un film, formi comunque il cast del film. Ed è così che è nato cast form. Cioè, sul set, su un set di Hollywood. No! Scusa, scusa, allora la mia battuta faceva cagare, te lo concedo, però mi sembra una reazione esagerata, sinceramente, eh. Vediamo di calmarci, rimandiamo Swatch. Allora, ti devi tranquillizzare. Questo prende giga impatto così, io mi immagino un intero cast di un film che mi fa... Ho un impulso di farmi del male fisico, che non avete idea. Allora, super pozione su suocero, perfetto, proseguiamo. Io ho paura tipo testimonianze dell'esistenza dei barbari in epoca preromana, altrimenti detti mio fratello, che se non urla, se urla un'altra volta così, io stoppo il video, vado su e lo prendo ammazzate su, che poi è qua di fianco, però vabbè. Dettagli ampiamente trascurabili. Allora, questi due allenatori dovrebbero essere allenatrici, più che altro dovrebbero essere entrambe battibili, se non ricordo male. Oh, le Larvitar, perfetto. All'acciaio e vai a casa, perfetto. Cool Trainer, proprio, proprio no. Cool Trainer, ma zero, non c'è nulla del Cool Trainer. Vediamo un po' lei che Pokémon ha. Ma tra l'altro, in teoria dovrebbero essere, non so se pupe o scolare, sinceramente. Ma dai, ma che cazzo avete fatto? La caccia agli insetti assieme, non è possibile. E io poi, se non trovo i leggendari, come lo faccio il titolo clickbait? Come lo faccio io il titolo clickbait con i leggendari? Spiegatemi come. Ok, devo tranquilli. Quanto ti ho fatto? No, buttalo giù, buttalo giù. Porco, buttalo giù. Ok, perfetto. Quel coda di luce mi è piaciuto qua. Zero. Wailord contro Vegan. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Store di pugno. Devo dire che effettivamente è morto. Cioè, proprio. Sono la principale causa dell'estinzione delle balene dopo la pesca giapponese è Vegan, a quanto pare. Livello 20 per lui, perfetto. Ah, ma ancora ne hai. Ma minchia, ma che cazzo c'hai? La riserva, c'hai il safari amici. Io mi alzo e lo vado a picchiare a sangue. Vai così. Acido e giù. Adesso io stop un attimo e andrò a dare una lezione a quelle persone che urlano. Essendo mio fratello, sono in potere di farlo. Quindi ora stoppiamo. Pregate per lui. Bene, ora che il death count è salito a 3, possiamo proseguire. Allora, signori miei, prepariamoci per questa battaglia. Io ora come ora non ho più sotto tempo, sotto mano, scusatemi, il cronometro. E quindi non so come stracazzo andrà a finire. Allora, super pozione, iniziamo a curarci... Tutti, perché non mi fido io di Chiara, non mi fido per nulla di questa sorca.
Allora, vai così, suocero, perfetto. Mettiamo davanti. Metto davanti Blur, dai. No, va, suocero che è ancora a livello 19. Ciao, sono Chiara. Piuttosto, tu non eri all'attore radio. Allora vedo che legni Pokémon. Tutti sono nel mondo dei Pokémon, così ci sono entrata anch'io, purtroppo. I Pokémon sono carinissimi. Vuoi lottare? Sono forte, t'avverto. Lo so quanto sei forte, Sonia. Cioè, nel senso, nonostante questo sia un gioco Nintendo, Sony. Ah, cioè. Suocero, forza. Mi è capitato proprio il Pokémon sbagliato, sai? Perché io mi sa che contro il tipo metallo, come in ogni mia serie, aggiungerei, non ho alcuna mossa, a parte Spaccaroccia, forse. A parte Spaccaroccia che possa farti qualcosa. Quindi Switch su Fuji, signori miei. Vediamo un po' cosa riesce a fare questo Pokémon altamente fortissimo. Aumentami l'attacco, aumentami l'attacco. Grazie, Fuji, il migliore. Urkugiu da Pietrataglio e pure Stab. Non vorrei mai che. Ok, no, perfetto. Oh, aiuto, aiuto, buttalo giù. Buttalo giù. Ok, perfetto. Gli fai abbastanza. Io ho l'ansia del critical di Pietrataglio. Demon bacio. No, dimmi che non mi addormenti. Dio. Io mi confondo sempre Demon bacio con Dolce bacio, nel caso ve lo steste chiedendo. Allora, svegliati. No, ok, io posso. No, ti prego. Aiuto. Ok. Cazzo. Allora, proviamo a mandare suocero. Che dovrebbe reggere, ma non ci credo. Crystal colpo. Cristo Dio. Ok. Sto andando in difficoltà. Non che non me lo aspettassi, però sto andando in difficoltà. Allora, curiamoci suocero. Non mi crittare con Pietrataglio. Non mi crittare con Pietrataglio. Non mi crittare con Pietrataglio. Ok, perfetto. Proviamo un altro crystal colpo. Tra l'altro lui ha usato minimizzato. No, non è vero, non ha usato minimizzato. Che cazzo dico? Ok, è andato giù, perfetto. Aspettate. Perché non. Perché era efficace? In teoria non. Ha randomizzato Miltank con. Oh, giustamente, no? Perché 3 secondi fa ho detto che non dovevo fare il clickbait. E allora lo volete proprio sputare. Ve lo sputo in faccia il clickbait, eh? Vi metto la miniatura con le tette proprio, Mia Khalifa. Cosa? Me ne resta solo uno? No, sì, proprio. Ma poi scarso, c'è cioè proprio un dito, uguale. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Sbriccio il mano e. Beh, non penso di buttarlo giù, sinceramente. Anzi, assolutamente no. Me lo immagino. Oh, che vi guarda tutto incazzato e poi. Non nulla, voi guardate, fate cancel, guardi. Wall-E subisce la tempesta oppure. Ok, ora. Io devo ragionare. Sbriccio il mano dovrebbe far di meno perché ho meno PS. L'obiettivo è non mandarlo a vita rossa, perché se questo si cura è un problema. No! Quali sono le opportunità che tu abbia incendio stab? Ma raga, quanto cazzo era forte, Wall-E, ma figa, non ci credo. Figa, ma non vuole neanche darmi la medaglia, questa mi ha ammazzato un Pokémon. E piange lei, e piange lei. Dovrei mettermi a frignare come se avessi preso, non lo so, 300 schiaffi da 40 negri col pisello che tocca la Cina. Non è attrazione la MT, non conosci neanche il cazzo che mi stai dando. E spero che non sia quello di quei negri. Ok, io. Sinceramente non ricordo più quello che ho detto 15 secondi fa, va bene. Fate finta che io non abbia detto nulla. Detto ciò, è morto Wall-E. Dio Cristo. Allora, vabbè, usciamo. Andiamo a depositarlo velocemente. E nulla, quindi nello Strawpaw non ci sarà, ovviamente, per ovvie ragioni che non vi sto a spiegare. E chissà se alla fine di questo episodio riusciremo ad arrivare a 6 Pokémon. Sinceramente non penso, ma. Io mi chiedo veramente quali sono le opportunità sul serio che. O avessi Incendio Stab. Cioè,
Ok, che avesse delle mosse di tipo fuoco stab, va bene, ma incendio, che è la mossa di fuoco per eccellenza, la più forte. Io non lo so, non lo so. Comunque, ragazzi, il sotterraneo direi che lo lasciamo per futuri allenamenti. Non dovrebbe esserci nulla di particolare là sotto. Però, se non sbaglio, qua dovrei ottenere l'annaffiatoio, vero? Ti prego, dammi l'annaffiatoio, altrimenti ti annaffio io. E non è piacevole. Grazie, perfetto. Vedete che basta semplicemente minacciarli leggermente. Poi, comunque, ragazzi, la cattura ovviamente non sarà su dovuto perché io pretendo di prendere un Pokémon randomizzato. E quindi prenderemo un Pokémon randomizzato, appunto. Allora, qua gli allenatori non so se farli tutti, ma direi di sì. Magari li facciamo un po' velocizzati. Vai alla palestra? Anch'io. No, non vado alla palestra, ci sono appena uscito. Brutta idiota. Allora, Crystal Colpo. Devo dire che gli ho fatto un male di quelli che se li ricorderà per tutta la vita. Allora, mandiamo Fuji. Doppio Acqua. Spacca roccia. Ronzio! No! Questi mi vogliono stuprare! Ma non è possibile una cosa del genere. Sporco lancio. Oh, Gesù Cristo. Allora, fermi, 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 fermi. Io sto andando in mona. Sto andando in mona. Oh, Cristo, Dio, Madonna. Confusione. Reggi. Reggi, Cristo, taglio, ok. Oddio, sono entrati in campo tutti i miei Pokémon, dal primo all'ultimo. Quanto sto rischiando in questo episodio? Non posso perdere la serie adesso, signori miei. Mi è morto quel lì che io azzardo, era forse più forte di Fuji. Però azzardo. Famosa è sta foto, raga, famosa è sta foto con F8, il fotografo. Beh, così, è così, una squadra di quelle normalissime da classico percorso post terza palestra, ovviamente. Dai, forza, vediamo un po'. Questa qua non dovrebbe essere in doppia, dovrebbe essere si singolarmente attaccata, diciamo. Vespiquen, penso sia il secondo che vedo in questo episodio. All'acciaio, gli facciamo abbastanza? No, se sei stronzo. Crystal Colpo, allora. Nulla da fare. Retromarcia, torna da Marcellus. Ma puoi chiamarti Marcellus? Ma ti sembra una cosa normale nel mondo? Abbagliante, aia. No, ok, devo switchare perché mi ha diminuito l'attacco di Gesù Cristo. Ok, permettendo che sono un coglione, e lo so benissimo, ma. Cavolo, possibile che non me ne stia andando bene una oggi? Vespiquen. Ah, ok, perfetto, minchia, stavo già per dire ne ha due, invece quello di prima. Muori! Ok, perfetto. Livello 21 per Fuji e. In teoria non aveva partecipato anche un altro mio Pokémon. Vabbè, non è importante, ragazzi. Oh, curiamoci Blur, sto già finendo le pozioni, signori miei. Pensavo mi bastassero per tutto l'episodio, invece evidentemente non è così. Mi sto preoccupando assai. Scyther, quello di prima aveva Scizor. Per caso ve lo siete scambiati e tacciolato una metal coperta? Fammi sapere qua sotto in un commento. Ah, e tra l'altro, ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace e a un. Non riesco a connettere, non riesco a connettere. Dicevo, vi invito a lasciare un bel mi piace e rispondere alla domanda del giorno con un commento qua sotto. Mi raccomando, come al solito, continuate a far andare benissimo questa serie che sta viaggiando a gonfie vele, cioè viaggiava a gonfie vele fino a venerdì. Adesso c'è stata una pausa, diciamo, dettata comunque dai miei impegni scolastici. All'acciaio e Croagunk va giù, perfetto. E poi Swellove, oddio, quello di prima aveva Tylove. Ma è possibile che siano tutti gli stessi Pokémon? Ci avete una varietà qui a Johto che fa veramente accapponare la pelle. Picchiaduro, no, grazie, non mi interessa. Pinsir, ma minchia. Ah, ma perché c'è la gara Pigliamosche e quindi li catturano tutti lì, certo, è normale. Mille bave. Ragnatela, non lo so, vuoi legarmi qualche altro filo attorno? Vuoi fare un po' di sadomaso? Fammi sapere, perché, sai, ognuno c'ha le sue perversioni, va bene. Ok, questo qua, se non sbaglio, è quello che ha 300 Voltorb, in teoria, ovviamente saranno tutti randomizzati, quindi avrà ovviamente il trio di leggendari di Hoenn e Raikou e Suicune. E invece a Porygon! Wow, no, davvero. A Porygon. Cosa stai facendo? Muori! Allora. Cioè, tua madre vende le scarpe. Tua madre vende. Ma poi. C'hanno i can c'hanno il cancro i tuoi Pokémon. C'hanno il cancro. Guardali se non c'hanno la malattia proprio dentro, Porygon. Eccolo qua. Figurati se non usa resiste. Cazzo, questo qua, raga, Pokémon Master, poteva resistere un turno, non l'ha fatto. Sì, ti mollo il numero con la sola speranza che tu mi dia delle bacche ogni tanto, non lo so, una Master Ball così. Ciao, Creepy, ho trovato una Master Ball per terra, tutta tua.
Ok, Vegan davanti, siamo a livello 20 con lui, affrontiamo anche questo mangiafuoco. E tra l'altro fuori sta arrivando il buio, meno male che ho acceso la luce in camera, chef. Firov! Firov, che vi ricordo, era il nostro starter dell'Elimination Nuzlocke, durato ben 2 episodi per avere un Pokémon della Madonna, non avete idea. Ok, l'ho quasi seccato sul posto, direi che comunque come starter siamo un pochino migliorati rispetto alla scorsa serie. E... non lo farai. Ok, perfetto. E nulla, appunto, coincidenza che troviamo il nostro starter dell'Elimination Nuzlocke nell'episodio che è, fra virgolette, diciamo, come lo potremmo definire? Dedicato, ecco, all'Elimination Nuzlocke. Interessante come cosa. È proprio un'esclusiva questa cosa, perché... Come le battute di merda sul mio canale, cioè sono l'esclusiva del mio canale, ovviamente. Mega pugno con le sue maniche veramente evidentissime, signori miei, davvero, cioè proprio ci fai i segozzi con quelle robe. Allora, sì, grazie, dammi il tuo numero di telefono così potrai bruciare, mi brucerai proprio dentro. Ah, non mi sfidi, ah è vero, questi qua sono di notte, forse di sera no. Cioè, senza forse, evidentemente di sera no. Detto ciò, andiamo a fare questa nostra cattura e io direi che a sto punto, volendo, possiamo addirittura arrivare fino ad Amarantopoli, perché saremo circa... Cristo, ho sbagliato strada. Saremo circa 20 minuti e quindi, boh, per arrivare ad Amarantopoli ci metteremo quanto? 5 minuti, quindi ci potrebbe stare all'interno dell'episodio, anche se ci sono un po' di allenatori qua che dovremo affrontare. La cattura direi di farla lì in quell'erba lì. Affrontiamo velocemente questo psiche nel frattempo, forza. Ora provo a indovinare cosa stai pensando. Sto pensando a Rocket Marshtomp. Sporcolancia quanto ti fa? Ok, l'ho avvelenato. Ritirata, sei un infame. Sporcolancia di nuovo, giù. Pure critical, non so quanto utile effettivamente. Questo è segno del destino. Sto pensando a Luke e ovviamente viene fuori lui. Torch. Ragazzi, se non conoscete Torch, prendete una corda e impiccatevi. In alternativa, guardate la serie di Pokémon Oro e Argento Soul Link. Cioè, Torch, veramente, uno spettacolo sto Pokémon. Blur livello 22, perfetto. Lyron, un altro, oddio. Sono veramente tutti uguali i Pokémon in questo episodio. Tutti fottutamente uguali. Spaccaroach. Ok, raga, Fuji evidentemente gli è un po' girato il cazzo. Ok, facciamo la nostra cattura, vediamo un po' che ci capita, ti prego. Cioè, che bellissimo, per carità, ma questo qua si evolve nel 3000 avanti Cristo. Allora, proviamo a prenderlo. Cazzo, l'avevo pure quasi No, cioè, tu non puoi farmi così male, però è illegale sta cosa. Allora... Facciamo una cosa, cova uova e ci curiamo. Ok, perfetto. Ok, non mi sta dispiacendo per ora come moveset. Ora, in teoria acido non dovrei mandarlo giù. Figa acido, possibile che ti fa male acido. Fermo, 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 fermo. Porco di quel... Ne abbiamo un'altra di cattura. Stiamo tranquilli. Questo qua addirittura mi mette davanti il mio stesso Pokémon. Va bene, cose normali. Ne abbiamo un'altra di cattura. Dobbiamo stare tranquilli. Allora, ogni tanto leggere i libri è davvero utile. Ad esempio, per leggere un libro potresti... Non stare qui. Tipo andare in una biblioteca, come fanno tutte le persone normali. Però tu non sei una persona normale, giusto? Che idiota. Ora... Ah, ma tra l'altro, voi mi state dicendo che... Sì, raga, questo qua... Ok, abbiamo un'altra cattura addirittura più indietro. È vero, io non me lo ricordo... Non ci ho pensato, ma sono due percorsi diversi. E qua c'è un pigliamosche di merda, ragazzi. Allora, affrontiamo il pigliamosche e poi facciamo la cattura qua, perché... Oggettivamente è vero, questo qua è un altro percorso ancora, perché il 36 è quello che tecnicamente abbiamo già visto, ma sul quale ovviamente non abbiamo fatto catture perché era Violapoli, appunto. Ok, ovviamente non posso non insegno Scacciabruma, che è una delle mosse più brutte del secolo. Ok, perfetto. Senti, ti va se... No, a te no, perché sei stronzo. Allora, vediamo un po' la cattura. Ti prego. Ok, stavolta chiudo gli occhi. Oh, Gesù. Cos'è, uno starter? Urco 2.
Raga, i brividi. I brividi, vi giuro. La paura. E non ci entra! Cioè, la cosa divertente è che... è che mi sta uccidendo Mewtwo. Cioè, allora, un Kauna... un Kauna pure, arrivo io. E tra l'altro pure questo avevamo nell'Elimination Nuzlocke. Vi sembra una cosa normale? Ti prego, entraci, porco. Io te lo farei acido. Io ti giuro che te lo farei. So che resisti pure tu. Però no, non sarò così stronza. A parte il fatto che potrei anche farlo. Tanto raga, è un Kakuna, che cazzo me ne frega. Ti prego, entraci. Io ci provo. Ti prego. Ok, perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Ok, con Baraonda tanto non è un problema perché ci ricarichiamo la vita. Non ci entra. È una cosa allucinante. Cioè, è un Kakuna e non ci entra. Tutte le Pokéball ho sprecato, tutte. Oh Cristo Dio, non è possibile però una roba del genere. Ditemi se è una cosa normale. Oddio, c'ho la saliva che mi sta invadendo l'esofago tutto. Allora, forza, annaffiamo lo stronzo. Vediamo un po', dovrebbe essere ancora percorso 39. Quindi noi lo secchiamo. Tanto la cattura l'abbiamo già fatta. Ok, tanto non sarebbe randomizzato, quindi non ci poniamo neanche il problema. Spacca roccia, frana, fuga. E levati dal cazzo. Mi merito un premio, un piantabacche. Sapete quante volte lo userò? Esatto, mai. Avete voluto una bacca arancia. Questa qua potrebbe tornarmi utile, questa qua anche. Hai finito? Ciao, ciao, è stato un piacere. Allora, velocemente, andiamo a fare la nostra cattura cercando di evitare gli allenatori. In teoria dovrebbero essere evitabili, a parte le due puttanone qua. Allora, affrontiamole molto velocemente, facciamo la cattura, raga. Ok, a sto punto siamo ad Amarantopoli, arriviamoci ad Amarantopoli. Ah, in doppio? No, Sheninja! Vabbè raga, che ci devo fare? Cioè adesso taglio e... e per forza taglio e ci vediamo quando finisce la battaglia. Cioè tra 40 anni in sostanza, perché altrimenti non ce la si fa più qua. Ok, taglio e ci becchiamo tra un attimo. Ok ragazzi, scusatemi ma sono tipo andato avanti e mi ero dimenticato totalmente di registrare. Vabbè, sta di fatto che comunque la battaglia è finita, che ho messo in campo coso, Vegan e Nidorino. Uno aveva Fangopece, l'altro Pigro e poi Nidorino aveva anche Covawawa, quindi ho stallato finché non sono arrivato a utilizzare Scontro e l'ho seccato. Comunque direi di non perdere ulteriore tempo, di andare a fare la nostra cattura qua sotto, che fortunatamente nel breve tratto che ho tagliato non ho incontrato nessun Pokémon. Però adesso vedremo chi è. No, 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 ma perché tutti sti cancri bastardi? Mi fa cagare sto Pokémon, ve lo giuro su Buddha. Allora, mandiamo suocere, facciamo taglio. Vabbè, proviamo a prenderlo, ragazzi. Grazie, grazie Gesù bambino, grazie, no, veramente uno dei migliori. Madonna, quanto fa raggio scossa però. Allora, proviamo a tirargli una Ultra Ball così di cattiveria, vediamo se ci entra. Oh, ok, perfetto. Magnemite. Pokémon Calamita. Come potrei chiamarla una calamita io? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Qualcosa di elettrico che dà la scossa. Lo farò. Eredita. Ragazzi, il video può terminare qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno qua sopra. Consigliate sempre nuove challenge. E mi raccomando, per questo episodio passate anche dallo Strawpool in descrizione per votare il Pokémon che verrà eliminato, in quanto la challenge di quest'oggi era proprio questa.
Mi raccomando, postate anche dei social in descrizione per rimanere sempre aggiornati su di me e sulle attività in generale del canale, e la campanella in alto a destra per essere sempre, diciamo, per avere sempre i feed a portata di mano, visto che spesso non arrivano. Detto ciò, dopo 2 minuti e 13 di terza registrazione, io vi do appuntamento e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Io ho un'intro bella, un outro, vedete, un outro decente, io non riesco più a farla, mettetevi l'anima in pace, la mia outro è andata a puttane per sempre.